Noi abbiamo chiesto, abbiamo scritto alla direzione generale le nostre osservazioni sull'atto aziendale, la nuova organizzazione generale dell'azienda. L'azienda ci ha risposto contestando una serie di questioni, ma la conclusione nostra era che volevamo discutere, altrimenti dovevamo esprimere un giudizio negativo perché non c'è stato il confronto sufficiente. E sul mancato confronto con le parti sociali, ma anche sui contenuti della riorganizzazione della sanità territoriale, che si battono le sigle CGL, CISL e UIL, la protesta si concentra in particolare sull'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isantina. Ma l'appello è rivolto alla Regione, guardando nell'insieme il sistema sanitario, in particolare di fronte alle attività legate alla pandemia. Attento osservatore della conferenza stampa di oggi, il consigliere regionale Francesco Russo. Uno su tutti, per voce delle tre sigle sindacali, Adriano Sinkovic spiega i motivi che le hanno spinti a una petizione popolare. Per Trieste si prospettano drastici cambiamenti nell'organizzazione sanitaria. C'è un problema serio, noi riteniamo in primis che riguarda la gestione di questa azienda, e non a caso lanciamo una petizione pubblica che chiede al presidente Fedriga di non approvare quell'atto aziendale, di discutere, di avviare, di farsi promotore di un dialogo con le rappresentanze sociali e la cittadinanza di Trieste per approfondire i temi, valutare le scelte e costruire soluzioni condivise che servono nei tempi difficili che corre la città.